Buongiorno Mondo Profumato, oggi parliamo di un brand che mi ha mandato il loro sample set e una full size che ho scelto io per una review, per un'opinione, ovviamente sincera, rimarrò per sempre fedele a me stessa e dirò veramente che cosa penso. Il brand si chiama Botanica, un brand di nicchia spagnolo che si è presentato a Alexans e al Pizzi. Un brand che ha, come tutti gli altri brand, ha i suoi punti forti e anche un qualcosa per cui poterlo criticare volendo. Come mi dicevano, la danza classica che facevo da bambina, se ti criticano vuol dire che per la perfezione ti manca poco. Quindi il concept di questo brand è innanzitutto vegan, cruelty free e il packaging sostenibile. Quello che penso io a proposito è che il packaging sostenibile è uno dei trend che deve svilupparsi assolutamente al giorno d'oggi. Molto importante e dovrebbero tutti puntare. Tra l'altro non è ricaricabile il flacone, no. Il tappo in legno, la presentazione è stupenda. Quello che riguarda vegan friendly non sono molto esperta e non potrei dire nulla, so che è un mondo vegan è un mondo a parte. Per quello che riguarda cruelty free, per la giustizia è una bellissima cosa ed è molto bello che lo dicono, che lo si pronunciano in questo senso, però per la giustizia devo dire che tutto quello che si fa in Europa per il consumo europeo, ma anche per gli altri paesi in realtà, è tutto cruelty free, non si testa nulla sugli animali. Alcuni brand che vendono in Cina, fino a poco tempo fa, erano costretti anche loro a fare dei test sugli animali, perché uno dei pochi paesi rimasti che continua a fare test sugli animali, per quello che riguarda i cosmetici, anche i profumi. Piano piano tutto il mondo cambia e anche questa filosofia cruelty free, diventa internazionale e mondiale. Però per quello che riguarda Europa e la produzione artigianale in Europa, per l'Europa, è tutto cruelty free, anche se molti non lo dicono, ma è così. Non c'è l'obbligo dei test sugli animali. Rimaniamo sui punti forti di questo brand. Prezzi onesti, quindi abbiamo 100 ml che costa sui 90 euro. Sono sul sito ufficiale. E un Discovery Set che costa 25 euro. E le Eau de Toilette che costano 55 euro. Sempre per 100 ml. Come prezzi di profumi di nicchia è giusto. E sono piuttosto umani. Ho portato qua la scatola del profumo, è davvero bella. Questa attenzione al packaging, riciclo, imballaggio, la carta, niente plastica. Punti forti, presentazione, guardate che bellissimo sample set. Zero plastica, sono fialette in vetro. Altro punto forte è bellissimo concept, tutte le fragranze dedicate ai viaggi, ai posti, ai luoghi. Hanno una bellissima presentazione, bellissima descrizione. Io però sono dell'idea che non possiamo mai sentire quello che ci dicono, ma sentiamo col nostro naso quello che ci racconta il profumo, quello che ci racconta il nostro background, quindi noi, nessuno ci potrebbe comandare cosa sentire, quindi io già con la percezione di queste fragranze, non con tutti mi sono ritrovata, adesso vi racconterò. Allora, qualche difetto, pur essendo bellissime queste fialette, qualcuna ha perso in viaggio e non per colpa mia, sarebbe anche semplice per colpa mia, magari una volta che non chiudi bene la confezione. E lo metti giù e si perde, questo è anche molto semplice, però in viaggio hanno perso alcune fialette. Se li chiudi a tutta la forza, poi è difficile aprirle, se hai le mani incremate è proprio impossibile. Quelli di sopra con etichetta bianca sono Eau de Parfum. Tutto il concept, tutto il brand si posiziona come fragranze di ingredienti naturali, ma anche di questo io non sono della, diciamo, opinione di massa, è difficile sorprendermi quando dici naturale. Iniziamo con Flower Café. La prima fragranza che ho provato di loro, Flower Café, rimanda direttamente subito a Roses Vanille di Mancera. È una rosa gourmand, una rosa con la vaniglia, caffè, non lo sento tanto qua. Dedicato al viaggio in Beirut, narghilè, caffè. Se dovessi io magari a inventargli un posto avrei detto, non so, un caffè brioche da qualche parte in Francia, ma in realtà già il fatto che è già una cosa sentita e risentita ed è uno dei best sellers che è stato copiato in moltissimi segmenti. Già, diciamo, non mi è interessato molto. Chamal. Anche lui mi ha ricordato un profumo classico. Mi ha ricordato Chanel Chance con aspetto lignoso più pronunciato. Questo potrebbe già essere capito come interpretazione del classico perché ormai Chanel Chance è un classico con le materie prime nuove, con Amberwood. Adesso cambio un attimino solo l'ordine per rimanere, diciamo, in discorso di profumi che mi ricordano un qualcosa già sentito in rot. Allora, dedicato alla strada, ricorda Gridaventos, quindi un ananas e lavanda con patchouli. È bello come profumo in realtà, diciamo un sostituto economico rispetto al prezzo di Creed. Se vi piace ve lo consiglio.
Le differenze non ve le saprei dire perché non le ho mai provate in contemporanea. Un profumo che mi è piaciuto, però diciamo già al terzo profumo che mi ricorda un qualcosa mi sono già un po' irrigidita. Poi sono arrivati altri profumi che ho provato, per esempio Patio. Patio è una tuberose Lang Lang, quindi quel floreale solare, semplicemente quel profilo olfattivo floreale bianco. Allora, sto guardando qua Piramide, ovviamente qua non c'è né tuberosa né Lang, ma è quello che noi siamo abituati a sentire nei profumi come tuberosa e Lang. Gelsomino, quindi Gelsomino qua è in centro della tavola, secondo loro. Bello, questo mi è piaciuto. Maten Amogador, so che è piaciuto a moltissimi. Il profumo che interpreta la midina di Marocco. Spezie orientali equilibrate, noce moscata, vaniglia, violette che addolcisce la composizione da note agrumate. Cosa ci sento io? Io sento un fruciulli, io sento quindi patchouli fruttato. Ha una firma di Chanel anche questo. Un patchouli zuccherino fruttato, spezie e qualcosa tipo geranio, fiori. Ah, iris, sì, quei fiori calcati. Piaciuto a molti, quindi potrebbe piacere anche a te. Tramonte, che ho nella versione full, la nuova uscita. È una vaniglia con zafferano, secondo me, ed è dedicato all'Italia, alla costiera amalfitana. Allora, se dovessi interpretare io Italia, anche io avrei fatto un profumo all'intorno della vaniglia. Questo è un gourmand, è una vaniglia con zafferano, è ambrato e al sandalo, è un profumo che secondo me agli italiani potrebbe piacere molto. Zafferano solo nella mia mente, qua c'è incenso, comunque questa sensazione di patinata che smorza la dolcezza. È legnoso, incensato e vanigliato. Ci avviciniamo al mio preferito, il profumo per cui io farei chapeau a questo brand. Highlands è dedicato alla Scozia. Come hanno interpretato la Scozia? La base è molto dura, molto forte, cuoiata. È la partenza con la tuberosa. La tuberosa cuoiata, in poche parole, è il profilo che io personalmente adoro. Ha avuto riscontro in me questa fragranza, sono onesta. Mi ha sorpreso. La trovo nuova, la trovo inventiva, la trovo molto originale, molto poco commerciale. Io riesco a ricordare pochi profumi in nicchia che abbinano questi due componenti, la tuberosa e il cuoio. Qualcuno c'è, infatti mi ha ricordato un profumo che nessuno conosce, lo conosco solo io forse, qualche altro matto come me, di Marcel Dormoy, Acquardente. Tuberosa e cuoio, questo spettacolare e questo prima o poi me lo prenderò. Veramente complimenti e tolgo il cappello per questa fragranza così di nicchia all'interno della nicchia. Ultimo de parfum, Epoque, dedicato a Perpignano della città in Francia, che ci rimanda in un'epoca che adesso vi leggo il concept, non l'ho ancora letto, ho il telefono qua. Che riscontro ha avuto in me? Anni 80. La partenza mi ricorda le caramelle della mia infanzia, dolce, veramente caramellato, ma non è così semplice, non è un gourmand, è un insieme dei fiori astratti, poi arancia, pesca, neroli, tuberosa, fico, mughetto, benzoino, vaniglia, iris, muschio, bianco. Iris sì, direi, benzoino sì, non so, fiori veramente astratti, un profumo molto interessante che proverei a indossare addosso a me, non l'ho provato, anche perché qua c'è un pochino. Ha un'amarezza qua, ha questo caramello, ma amarezza, tipo un po' terrosa. Sto guardando, no, non c'è nessuna nota terrosa, e anche il fatto che mi rimanda negli anni 80 mi è piaciuto. Mi piace molto questa idea. Ho la sensazione che questi primi 5 sono stati creati da una persona e questi 3 da un'altra persona. Per questi 3, 10 lode. Per questi ho qualche domanda. Passiamo all'eau de toilette. Il primo, Chunk Chunk, che ne ho davvero poco, penso che abbia perso il flaconcino perché ho voluto tenere un po' di succo, parola terribile, rimanete con me, capirete, vorrei farlo sentire a uno di voi. È un tabacco con gardenia e fava tonka. Ha un qualcosa di amarena, tabacco dolce amarena. Mi ha ricordato anche la carta bagnata delle sigarette. Come se fosse un pacchetto delle sigarette all'amarena. È carino come profumo, interessante, potrebbe piacere secondo me a molti. Andiamo da Euria, spero di pronunciare in modo giusto.
Anche qua, proprio un goccino piccolo piccolo che io non l'ho usato e non lo voglio usare, però già dal primo sniffo tu capisci dove ti rimanda. Lui ti rimanda il baccarat, e come molte altre coppie di baccarat che, per giustizia, devo dire che si trovano non solo qua ma ovunque, e per me è meglio dell'originale. Non so se il colore o nome o concept da leggere ancora mi ha dato questa sensazione, ma è come se fosse una baccarat più marina, e mi è piaciuto più dell'originale, sì. La furia del mare, un raggio di sole inaspettato. Mare, sì, tipo ambra grigia, quelle cose lì. Meno dolce, meno etil maltolo del baccarà, più evermi l'ambra grigia. Questa sfumatura marina c'è, non mi dispiace. Chi ama baccarà ma vuole un'altra interpretazione, da provare. Acquosa metallica, vero, c'è anche, si sente questa brezza metallica. Intensa e ancora sottile, la ricchezza dello zafferano. Safranal, allora, è ringiovanita da note di ciliegia. Ciliegia non l'ho sentita. Che poggiano su una base leggermente legnosa. Ma sappiamo tutti, note non è la legge. Onda, anche lui marino, interessante. Anche lui ne ha poco poco. L'ho indossato, però è dolce, ma è molto marino. È come un fougère maschile, ma è molto addolcito dalla vaniglia. Quindi, un fougère così originale. Leggo un po' cosa ci dice il brand. Un'alba sull'Atlantico che balla, silenzio, niente stress né scarpe. Pelle salata e sabbia sotto piedi. Accordo fougère, oh, e giuro che non ho letto prima. Con tocco citrico, che guadagna corpo accompagnato da legni ricchi che addolcificano la sua base. Sì, un fougère piuttosto dolce. Sandalo, legno di cedro. Carino, carino. Non mi dispiace, anzi, lo indosserei volentieri. A chi piacciono profumi marini ma dolci, da provare. PT. Ah, qua ce abbiamo già un po' di più. E questo è un peccato, che alcuni c'è poco poco. PT, agrumatissimo, super succoso. Nero, le fior d'arancia, io direi. Adesso non ho ancora letto niente. Muschio di quercia l'ho sentita in fondo. Uscita floreale citrica con una base muschiata. Limone galbano. Galbano io amo un sacco. Giglio, gelsomino, muschio di quercia. Questo profumo potrebbe piacermi. Devo sentire un attimino meglio. Ah. No, non ho, visto che andrà regalato, non ho fatto avere contatto con la pelle. Adesso un attimo prendo l'amuleto e arrivo. Ultimo, aspetta, solo volevo ancora risentire il PT. Stereo? Cosa dire? Cosa dire? Mi ricorda Erba Pura. La versione più portabile e ovviamente meno costosa. Ma sempre lì siamo e non è un profumo per me. Però guardate che bellissimo colore. Però non capisco se è l'etichetta che dà il colore rosa o se è trasparente. Adesso leggiamo solo un attimo cosa ci dice l'autore e vi dico la mia conclusione. Cocktail sfruttati seduti sull'erba, fiori selvatici, piacere di dormire sotto le stelle. È una bomba di frutta con molti sviluppi. La sua uscita fresca agrumata, penso. Scritto così: lascia il posto a frutti carnosi che finiscono per bilanciarsi in muschio e morbide note di vaniglia, bergamotto aranciata, mix tropicale, muschio bianco, vaniglia del Madagascar. Sì. È sempre questa storia di frutto di passione. Cosa vedo ancora nella loro presentazione? Che tra poco faranno anche profumazioni per casa, bello. L'altra cosa che vedo nella loro presentazione che va detta è che loro sostengono il progetto Ready for Africa, che collaborano per migliorare lì la situazione. La mia conclusione, al di là del concept, al di là del loro contributo, che è molto lodevole, parlato tanto. La mia personale opinione, mia personale percezione, i top sono per me Tramonte, Highlands, è proprio una stranezza come amo io, Epoch, questo Chang, interpretazione di Baccarat non mi dispiaciuta per niente, Onda ha anche un fougère strano, e PT è una colonia agrumata sulla base di Chypre, mi sono piaciuti. Questi qua sono i miei preferiti. Se avete qualche domanda, chiedetemi qualsiasi cosa. Io farei un giveaway con questo sample set. Se vedete che c'è poco profumo, sapete che non è colpa mia, purtroppo. Cercherò di chiudervelo al massimo bene. Vorrei tantissimo farvelo sentire e sentire la vostra opinione. Quindi rimanete con me, ci sarà un post con giveaway con delle condizioni molto semplici. Non è una sponsorizzazione, non sono stata pagata, semplicemente la mia buona volontà e giveaway a carico, a spesa solo mia. Un regalo per i miei telespettatori, radiospettatori. Grazie mille e ci vediamo. Ciao a tutti.